Salve, buonasera, bentornati all'incontro, trasmissione realizzata da Ager Campanus in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Stasera parleremo di un argomento che tocca un pochino tutti quanti noi, le abitudini dei napoletani a tavola, ma anche della tradizione. Ancora prima di presentare gli ospiti in studio ci dovrebbe essere un contributo e probabilmente anche già una telefonata in arrivo. Mi dà conferma la regia? Perfetto, allora intanto che ripristino il collegamento io passo a presentare Sandro Norcaro, ristoratore, Nunzio Vitolo, giornalista e presidente di FAC Campania. Buonasera. Carlo Nunneri. Buonasera. Nutrizionista, dottore. Buonasera. E la dottoressa Rita Minditto, psicologa e psicoterapeuta, che a fine trasmissione saremo tutti quanti suoi clienti. Perché buonasera stasera allora. È una puntata tamburellante perché stanno succedendo un pochino di cose anche molto carine, vi devo dire, lo dico in diretta. Quindi appena è pronto il collegamento prego la regia di mandarlo direttamente e mi passa anche la telefonata appena possibile. Intanto noi abbiamo detto parleremo di abitudini alimentari, parto subito da lei dottor Nunneri, abitudini alimentari un pochino perse, un pochino tradite. Parliamo anche di obesità in questo caso perché i giovani preferiscono mangiare oramai con... Ah, c'è la telefonata, mi dicono. Pronto? Pronto? Gino Giammarino, carissimo collega, amico, bellissimo. Allora, come sta andando l'evento? Sono remore, ti ringrazio del periodo natalizio, è una cosa di auguri e di bontà, ma sul bellissimo, insomma, ci sono i dubbi di diversi. Sei un grande come sempre. Mentre io e te parliamo, scorrono le immagini dell'evento del grandissimo amico Salvatore Argenio. Salvatore Argenio, che ha fatto un panettone con la mela nurca addirittura. Sì, il panettone praticamente l'ha fatto Salderito. Ed è un panettone alla mela nurca e quindi è un panettone napoletano, anche perché bisogna sfatare questo mito del panettone che è milanese, invece milanese non è. Mi passo un attimo proprio Salvatore Argenio, che è qui vicino a me, carissimo, questo aperitivo che stiamo facendo in diretta, via di mille. Assolutamente sì, ciao Salvatore, buonasera, intanto in bocca al lupo e complimenti per l'iniziativa. Pronto? Sì, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera. Buonasera a te, ti stavo facendo appunto i complimenti per la bellissima iniziativa che stai sostenendo e portando avanti. Ti ringrazio. Diciamo, dato che noi da tanti anni ci battiamo per la ricostruzione storica della verità, quest'anno abbiamo abbinato due eccellenze, cioè Salderito come panettone, abbiamo fatto fare questo panettone alla mela nurca, che è rigorosamente campano, e poi come sfumante abbiamo preso in considerazione Feudi di San Gregorio e li abbiamo abbinati ai nostri prodotti che sono accessori, ma accessori che parlano della nostra storia, del regno delle due Sicilie, partendo, che ti posso dire, da una cravatta, da un orologio, da un foulard. Una tradizione puramente napoletana. Esatto, no, diciamo anche per la ricostruzione storica, perché purtroppo questo argomento è sempre stato parlato male rispetto a quello che realmente è stato il periodo storico. Certo. E questo è anche per la divulgazione, come infatti abbiamo fatto questa proposta questo Natale, che chi compra un panettone o da mezzo chilo o da un chilo, noi regaliamo un libro sulla nostra storia. Perfetto, perfetto, io ti ringrazio, ti faccio un enorme in bocca al lupo a nome anche di tutti gli ospiti in studio. Un abbraccio forte a te e anche a Gino Giammarino. Buona continuazione a voi. Ciao, ciao. Ciao, grazie ancora.
Allora, stavamo parlando appunto di questa ormai dilagante obesità giovanile. Partiamo dalla coda per arrivare poi alla testa. Sì, diciamo c'è un'educazione alimentare che non c'è, già partiamo dalle scuole dove praticamente alle 11 invece di vedere la frutta nelle scuole vediamo merendine, vediamo patatine, vediamo qualcosa sicuramente di non salutare. E, inutile dirlo che un bambino obeso è sicuramente un adulto malato, è sicuramente un danno per la sanità, parlando anche squisitamente poi da un punto di vista scientifico, c'è un aumento della spesa della sanità, perché sicuramente sarà un diabetico, sicuramente sarà un obeso, sicuramente avrà problemi cardiocircolatori e quant'altro. Riguardante invece, tu mi chiedevi l'aumento esponenziale dell'obesità. L'aumento esponenziale dell'obesità è sicuramente dovuto allo street food, perché ormai non si mangia più. Non è più infantile, ma è anche giovanile. Assolutamente sì. Questo è il dato sì. drammatico che sta sì. facendo registrare. Che chiaramente mangiando per strada noi non sappiamo praticamente l'alimento principe qual è. Noi nutrizionisti consigliamo l'olio extravergine di oliva. E chiaramente la pizzetta per strada, il panino per strada, i condimenti per strada, è difficile poter usare l'olio extravergine di oliva, perché chiaramente il costo è nettamente più alto. Se noi vogliamo dei contorni a 2 euro, 2,50 euro, non possiamo pretendere Ci ritorniamo. Okay. Nunzio Vitolo, giornalista, presidente di FAC Campania. Quanto è importante la qualità? Beh, e come ricercarla soprattutto? Il problema, allora, io mi associo a quanto ha detto il dottor Nunneri, la qualità è un fatto importantissimo, è il problema di costo. Qualità-prezzo è una cosa molto diversa, perché noi dobbiamo distinguere la qualità dalla commestibilità di un prodotto. Chiaramente quello che giustamente diceva il dottor Nunneri, tu non puoi avere un contorno di 2,50, ma pizzetta, panino, a un prezzo così irrisorio rispetto a un qualcosa che poi veramente è qualitativo. E questo alle volte l'ho detto spesso col passare del tempo, dai, io sono stato a capo del comparto, sono ancora a capo del comparto del settore più di produzione dell'ingrosso delle carni, io ho fatto sempre questa differenziazione. Il problema è che bisogna guardare la qualità, è eccelsa e quindi è un discorso che non è per tutte le tasche. Poi c'è quella qualità media che è un prodotto buono, che è per tutte le tasche, quindi la cosiddetta prezzo-qualità, che però poi ha bisogno per essere, diciamo così, rifinita dei prodotti accessori che devono essere di qualità, olio extravergine e altre cose. Perfetto, c'è una domanda, visto che abbiamo parlato qualità-prezzo, prezzo-qualità, non eri però un flash, c'è una nostra amica che ci sta seguendo, è vero che gli obesi sono maggiori nelle fasce più povere della popolazione? Rispondo con quello che dico sempre, è chiaro che voglio dire il branzino costa nettamente di più dello Juster. Perfetto, ha detto tutto, mi scusi. Sandro Norcaro sta qua prima perché è un ristoratore bravissimo, è leader napoletano, è famoso per la sua genovese, che tra l'altro molti pensano che sia ereditata, la genovese è napoletanissima nella sua storia e nella sua tradizione. Quando lei va a fare la spesa, perché so che la fa lei, o la famosa zia Assuntina, perché ormai tutti i clienti la chiamano zia Assuntina, quando lei va a fare la spesa, con quale criterio sceglie i prodotti? Il criterio principale è la materia prima, deve essere di qualità ed è normale, e se è possibile sempre di nazionalità italiana. È inutile andare a cercare prodotti che vengono dall'estero. Ma il chilometro zero c'entra moltissimo, non credo. È normale, io nella mia attività di famiglia prediligo solo prodotti a chilometro zero. Abbiamo prodotti d'eccellenza in tutti i campi, partiamo dal vino, ma dal pomodorino del Piennolo vesuviano, insomma. È normale. Poi pensiamo che noi napoletani venivamo chiamati mangiafoglie da fine 700, inizio 800, proprio perché mangiavamo tutto ciò che la terra ci donava, no? Quindi per questo sono abituato anche io di famiglia a cercare proprio il prodotto chilometro zero. Perfetto, dottoressa.
abbiamo fatto una prima panoramica abbastanza anche incasinata, perché siamo partiti dagli obesi per finire alla qualità, poi ci ritorniamo, chiaramente faremo degli approfondimenti. In tutto questo, la preparazione dei prodotti messi in tavola, il palato, quanto reagisce la psicosi, la psicologia rispetto a tutto questo? È assolutamente un aspetto fondamentale. Il benessere nel sedersi a tavola non è dovuto soltanto a con chi si mangia, ma anche che cosa si mangia. Però per quanto riguarda questo aspetto che noi stavamo un po' valutando... Mi perdoni, quindi sazia già vedere una pietanza? Come... Vedere una pietanza colorata, vedere una pietanza che è portata a tavola in maniera piacevole, ordinata, non solo l'olfatto viene stimolato, ma anche ovviamente il gusto, prima ancora la vista. Perfetto, perfetto. Allora proviamo a rimettere un pochino d'ordine, ritorniamo dal punto di partenza, da dove eravamo. Su questo mi volevo legare e alla dottoressa per dire che proprio questo è fondamentale, quello che diceva la dottoressa, nel senso che ai miei pazienti, alle mamme dei miei pazienti, l'insalata, se noi la coloriamo o facciamo un potaggio o facciamo, cerchiamo di renderla più gradevole a questi bambini, magari questi bambini la mangiano. Se noi mettiamo l'insalata così com'è, alcune volte anche a noi adulti magari piace un po' colorarla con un pomodoro, colorarla con un po' di mais, colorarla con qualcosa. Chiaramente chiedo aiuto anche alle mamme, insomma, di colorarla, questa insalata, di cucinare, di come facevano le nostre mamme. È chiaro che magari le nostre mamme facevano solo le casalinghe, ora magari si lavora, non c'è, c'è molto ritmicità magari nella vita. Però trattenersi quel quarto d'ora in più in cucina aiuta magari ai bambini a far mangiare dei prodotti che normalmente non mangiano. Quindi volevo ringraziare la dottoressa di questo passaggio che è fondamentale. Io invece voglio legarmi proprio a quello che stava dicendo. Prevalentemente sono giovani. Qual è la fascia di età più colpita appunto dall'obesità? Diciamo che la fascia d'età, almeno in Campania, noi abbiamo i bambini più obesi d'Europa. Questa cosa, noi nutrizionisti, veramente è del sangue che cola, perché qua è nata la dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, e abbiamo i bambini più obesi d'Europa. Mi piange il cuore dirlo, perché... Da cosa nasce? Nasce sicuramente da un aumento della parte lipidica, da un cattivo uso del pesce, dalla vita frenetica e anche un po' dai costi, parliamoci chiaro. Io non posso dare io lavoro anche a Secondigliano e non posso dare del branzino, il branzino lo posso dare al vomero. È chiaro che fare un piatto... È bruttissima questa cosa. Sarà anche bruttissima, ma nei pacchi che normalmente lei vede che si dà, è difficile che nei pacchi c'è il branzino o nei pacchi c'è, voglio dire, del pesce con dell'omega 3 o con dei nutrienti di una certa qualità. È inutile pigliarci in giro. Non c'è qualcosa di sostituito? Assolutamente sì. Esempio, sono i famosi legumi dei nostri nonni, sono i famosi la famosa frutta e verdura, che però, le ripeto, dandola ai bambini così com'è, i bambini non la mangiano, allora bisogna un po' colorarla, e là ci deve essere l'educazione da parte delle mamme a, tra virgolette, aiutare un po' questi bambini a mangiare, perché poi in più ora abbiamo gli alimenti di quarta e quinta gamma, no? Chiamati tecnicamente, che sono quelli preimbustati, quindi ci si fa ancora prima, però poi spesso sono proprio brutti da vedere. Cioè, parliamoci chiaro. E quindi è chiaro che un bambino, insomma, preferisce poi a mangiare le cose, insomma, che non fanno proprio benissimo, diciamo così. Certo. Nunzio Vitolo, l'argomento è veramente... crea proprio... Voglio fare prima una battuta, perché ci hai diviso bene. L'acqua ingrassaggio e lo sgrassaggio. Allora, è stata casuale. Sì. No, ma poi una battutaccia la faccio anche io, parlando, siamo in tema di alimenti, tre pelati su un solo lato. Beh, questa è veramente pessima come battuta, però l'ho buttata là. Esatto. Vai. Allora, quello che diceva il dottore, specialmente quando ha fatto il rapporto quartieri, questo poi è la verità, i bambini mangiano male, non ci sono soldi. Io lo vedo perché esercito, e ne parlavo anche con Sandro prima, il cambio di alimentazione, tante cose, oggi addirittura si salta un pasto completo al mezzogiorno perché se lo riportano la sera, anche la gente come spende. I bambini mangiano male,
non posso dire delle cose per problemi professionali, perché alle volte ne siamo 4, siamo 5, quando basta 400 grammi. 400 grammi significa che quando la cuoci la carne che fai un ragù, dopo trovi soltanto i cosiddetti pelati cotti, perché la carne non la trovi più. Allora i bambini, vedo che molti prendono 3 pacchetti di Wurstel 1 euro, 3 lattine di Coca-Cola, di Pepsi 1 euro, 3 cose di... Allora questi bambini si gonfiano, il cosiddetto gonfiatore, vuoto all'interno, e vedi che sono affetti da varie situazioni quando fai le analisi, eccetera, eccetera. Questa poi è la verità e dispiace dirlo. Rientrando nell'argomento del problema dell'usanza, eccetera, del quello che tu mi hai detto, quello che è il tema della trasmissione, quindi il lato grassaggio, è che si è perso il culto della tradizione, della tavola, dell'insieme, di come si mangiava una volta. Perché oggi il problema... Quindi anche quella convivialità familiare. No, non c'è più. Allora, oggi la convivialità ed è una convivialità alle volte forzata, soltanto nei periodi, non perché siamo cristiani, siamo cattolici, il Natale perché ci siamo insieme in quel momento. Però anche quel tipo di situazione sta avvenendo meno. Faccio un esempio e chiudo. Io ho 65 anni, la mia famiglia era nel settore carne, eccetera, ma non c'era neanche bisogno questo. O si era ricchi all'epoca, o si era poveri all'epoca e una volta a settimana dovevi mangiare, c'era il cosiddetto ragù domenicale, che in friariello e queste cose qua. Oggi la gente alle volte si sforza a farlo, lo fa proprio per il desiderio, perché non ha più i commensali intorno e c'è una certa fascia di gioventù che, giustamente mi diceva Sandro prima, hanno scoperto delle cose, ma è più la cosiddetta posa fuori casa di uscire che come abitudine dei napoletani. Uno dice a Napoli è bello parlare e dire la domenica che cosa si fa a Napoli? Si fa un ragù, si faceva il ragù, si fa oggi non più come quello di ieri. Sandro Norcalli. Lei mi deve dire una cosa. Sì. Qual è la pietanza che più lei è famoso per la genovese? Ormai l'abbiamo detto. Allora, la trattoria mediterranea è la più famosa per la genovese. Però cos'altro le chiedono i suoi clienti? Perché lei è pluripremiato, sì, per questa genovese. Quello che chiedono, infatti prima parlavamo di tradizione, invece io da ristoratore vedo che invece anche i giovani si stanno riavvicinando alla cucina della tradizione. Quindi quando vengono da me me ne accorgo subito, quando subito chiedo della genovese. Se sono competenti o meno. Sì, sì, sì. Cose sono cambiate negli ultimi 4-5 anni. Prima in una trattoria si trovava una clientela, come dicevo prima annunzio, di gente un po' più grande di età, mentre invece adesso anche i giovani chiedono proprio i piatti della tradizione, il ragù, la genovese, lo spaghetto con la... Ma forse perché a casa non lo mangiano. Esatto. Anche perché a casa, esatto, non si mangia. Questa non era una battuta. Però comunque la ricerca della tradizione io la vedo, perlomeno parlo io da ristoratore. Poi a casa, ovviamente, se la ricercano da me, penso che anche a casa vada ricercata. Che la tradizione è la più economica anche. Perfetto. Dottoressa Menditti, siamo dalla parola, la parola ridondante che sta... sentendosi più di ogni altra, è la tradizione. Quindi le tradizioni si sono perse, vanno recuperate, se sì come? Beh, io mi vorrei proprio collegare a quello che ha detto il ristoratore adesso, perché è vero quello che dice ed è proprio il sintomo di quello che purtroppo sta accadendo. In casa si stanno perdendo le tradizioni che vengono tramandate da nonna a nipote a cugina e da cugina e andando avanti per tutti i tipi generazionali. Il problema è proprio questo, che non solo ci sono state comunque delle prove scientifiche di quello che sto per dire, perché da oltre 50 anni si cerca di comprendere il comportamento familiare per quanto riguarda il cibo e ovviamente c'è un miglioramento proprio del benessere e della salute delle persone che hanno non solo un comportamento routinario, cioè che fanno sempre la stessa cosa, ma che appunto tramandano la propria tradizione, che sia quella culinaria, che sia di qualsiasi tipo. Ed ecco che è importante questo aspetto non dimenticarlo nelle famiglie di oggi. Perché dico nelle famiglie di oggi? Perché
Purtroppo oggi viviamo in una società dove lo stress è altissimo e dove il tempo di cucinare non è più tempo per recuperare del tempo. Scusate il gioco delle parole, ma in realtà è come se si perdesse il tempo nel cucinare perché ci sono già tutti pronti. È bellissimo questo passaggio. Sì, perché ci sono già piatti pronti, c'è già tutto pronto e questo non concede più il tempo di dedicare un momento familiare a una tradizione che è stata tramandata da quindi anni. Quella convivialità, quei profumi, quei sapori che si sentivano nelle case di un tempo sono, è un po' quello che diceva anche, praticamente spariti. Sì. Nunneri, io le volevo chiedere una cosa perché ci siamo buttati in un cul-de-sac, come si dice. Quando lei fa l'anamnesi ad un suo paziente, riesce immediatamente a capire delle abitudini alimentari di quella famiglia? Assolutamente sì, si capisce subito. Non a caso, di solito se la mamma è in sovrappeso e il papà è obeso, molto probabilmente il bambino sarà obeso, perché c'è un fatto proprio che... Come si interviene in casi del genere? Bisogna intervenire proprio nella famiglia, cioè far capire che il loro stile di vita è assolutamente... Ogni tanto io quindi sì. Un doppio lavoro, e probabilmente è utile lavorare anche affiancati da uno psicologo. Ormai si lavora con un pluralismo di professionisti. Io non posso lavorare da solo. Target, sostanzialmente. Assolutamente sì. Io non posso lavorare da solo, di solito si preferisce sempre il supporto di un collega o di una collega, proprio questo è il caso specifico di una psicologo che va ad intervenire per far capire che magari non è il cibo cattivo, ma è come è gestito il cibo. O quantomeno il cibo non è neanche dei migliori, però poi l'abitudine rutinaria, come assolutamente diceva la dottoressa, influisce moltissimo. Assolutamente è così. Paradossalmente fermarsi e prendersi questo tempo per gestire il pranzo, la cena, sembra una perdita di tempo, ma in realtà abbassa tantissimo il livello di stress quotidiano e così si riesce ad avere un benessere nella salute psicofisica di tutta la famiglia. Quindi, la butto là, ci sono casi in cui per evitare, quando non c'è proprio tempo, impiegata la mamma, impiegato il papà, preparare per esempio dei sughi la sera prima... perdono in termini di valori nutrizionali. Mo mi vuole far andare contro le industrie del... No, non ci interessa proprio, noi siamo una trasmissione nel senso che è chiaro, la materia prima è comunque quella sicuramente migliore, tagliata al momento, eccetera. Se per motivi di tempo, per motivi di lavoro, la mamma riesce a prepararla la sera prima, bene, il problema è proprio quello che purtroppo si compra questi precotti, si compra questi... No, io dicevo proprio di preparare in casa i sughi la sera. Assolutamente sì, magari sì. E perdono valori nutrizionali. Da un punto di vista squisitamente chimico le intendeva? No, poi dipende... Nutrizionale. Sì, ho capito. No, assolutamente no. Poi bisogna capire quanto tempo dopo la mangi. No, giorno successivo. Sì, bisogna capire cosa stiamo cucinando. Se io voglio fare una pasta al sugo, preparo il sugo la mattina. In quel caso, assolutamente sì. E va anche bene. Assolutamente. No? Da un punto di vista squisitamente nutrizionale, di valori nutrizionali, assolutamente. E in questo caso diamo anche un messaggio ai nostri figli di imparare a organizzarci per gestire meglio il tempo. Questo è importantissimo. Sì. Il fatto di ritornare poi in seno alla famiglia dando anche degli indicatori. Sì, perché ricordiamoci che i nostri bambini fanno quello che noi facciamo, non quello che noi diciamo. Perfetto. Vitolo, come cambia il paniere della spesa sostanzialmente? Ma è cambiato negli ultimi, dalla metà del 2007. Forse anche prima. No, dalla metà del 2007. Io ne parlavo prima con il ristoratore, il signor Noscaro, perché lì ho fatto un esempio. Feci un'indagine su due grossi gruppi di bandiera del settore della grande distribuzione, perché tu là puoi controllare lo scontrino. E noi dalla seconda metà del 2007 avevamo una media scontrino tra 22, 23, 20 di media, cioè che significa chi entra nel supermercato ed esce col pacchetto di gomme è quello che porta il carrello della spesa, che spende 70-80 euro, dico per dire, no? E queste cose quindi qua. Proprio un monitoraggio. Tant'è vero che ebbi l'occasione di parlare al TG3 di questa cosa
E poi in alcuni articoli, perché poi quando c'è stata la fase in cui si è andata ad acuirsi una grossa crisi, che ancora in atto, e attenzione, che c'è la crisi che è in atto, lo scontrino media della massaia è diminuito del 50%. Pesantissimo. Ma quella è una cosa, attenzione. Posso aggiungere, è diminuito perché paradossalmente alcuni prodotti sono diminuiti di prezzo. No, e no. Questo ed è una tragedia, perché l'olio extravergine di oliva a 3 euro non ha senso. Dottore, qua io non mi permetto di dissentire da lei, le dico solo una cosa. Il problema che è diminuito, quelli sono i discorsi degli offerti sul problema di queste cose che stanno facendo, su un prodotto e gli altri rimangono così e fanno a giro, perché questo voglio aggiungere e voglio capire bene. Nel 1998 io sono stato uno che ho mandato gli emendamenti alla riforma Bersani, essendo il presidente della FAC Campania, e inventai la famosa parola sburocratizzazione, cum grano salis, su quella cosa. Tutto è scritto, la portai una volta in televisione, la feci vedere finalmente che nessuno ci credesse. Questi sono gli emendamenti, eccetera. E contestai, nonché appoggiando una riforma, attenzione, perché si passava da bottega in prima. Solo che non è stata una liberalizzazione, è stato un grande suicidio, perché oggi noi abbiamo l'oligopolio, il controllo dei mercati da parte dei grandi gruppi. Non ci sta più la prima, perché hanno distrutto i mercati. Famoso olio tunisino che viene poi... Hanno distrutto i mercati di base. Ecco, sul discorso che diceva il chilometro zero non esiste niente, chilometro zero, chilometro uno. Il prodotto, hanno distrutto la domanda e l'offerta, cioè hanno distrutto il mercato pubblico all'ingrosso, che era la concentrazione della domanda e offerta. Oggi i prezzi sono determinati dal gruppo dell'oligopolio della grande distribuzione. Allora, quelle famose oligarchie che combattiamo un pochino tutti. Ti guardi, ma tu non la riuscirai mai più ad abbatterla, questa, a meno che non ci sia la povertà, una salta al suolo di iniziare da capo. Io mi auguro che si inizia da capo solo per un fatto che la gente incomincia a venire su. E su quello che diceva il dottor Nunneri, ha detto sul discorso dei costi di 3 euro, eccetera, il problema è diverso, perché dalla metà del 2007, dalla crisi, si sono persi posti di lavoro, il problema che la gente dal reddito pieno è diventato un reddito assistenziale ancora molto, eccetera, certo. È venuto fuori tanto tipo di situazione, e questo è stato il punto in cui ancora oggi... Ritorniamo in tema, se no ci allontaniamo, andiamo nel politichese e ritorniamo nel tema della puntata, perché è giusto quello che diceva e condivido e sottoscrivo appieno, perché sulla questione della grande distribuzione, ma soprattutto... di questo sistema quasi paramassonico che decide cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo mangiare, cosa e quando dobbiamo mangiare. A pagarne le spese è stato il più grande mercato all'ingrosso europeo, che è quello là di Fondi, che è stato praticamente quasi... No, tutti i mercati sono quello là di Fondi era il più grosso, come interscambio a livello europeo, esatto. E anche ne ha pagato uno scotto pesantissimo. Quindi, dottoressa, siamo un pochino, non divagando, perché poi sono strettamente correlate queste materie a quello che noi poi portiamo in tavola. Sostanzialmente parlavamo prima anche del gusto, del sapore, della bellezza, ma tante volte dietro a tutto questo si nascondono appunto delle insidie, tipo, io dico l'olio tunisino, ma perché abbiamo fatto dei servizi, abbiamo avuto modo di scoprire che da paesi nordafricani arrivano delle cisterne con una cremaglia che sembra olio, forse è olio, poi viene diluita qua e è venduto nei supermercati a 2 euro. Quanto fa male alla salute tutto questo? Fa bene alla tasca, perché, come diceva giustamente il collega Vitolo, trovi nel supermercato un olio a 3 euro. Ma è olio? No. Secondo me no. No, la domanda era per lei, dottoressa. Allora, io do sempre un consiglio, perché oggi anche andare a fare la spesa è diventato un momento di stress, si fa sempre di fretta, si va col carrello velocemente, nessuno legge le etichette, ma non solo nessuno legge le etichette, una cosa importante, gli scaffali non si guardano più, si guarda solo la parte centrale, non si perde neanche il tempo a cercare di vedere... Si guarda il prezzo, la gente sono con i volantini in mano e guardano il prezzo.
Esatto. Chiedo scusa che dico questo, è il commercio, le imprese stanno andando sotto. Assolutamente, ma questo è ovviamente un po' di psicologia spicciola, quello che fanno è mettere le offerte all'ingresso, alla fine, nella parte centrale, nella parte più visibile, ed ecco che io dico anche lì prendetevi il tempo di fare la spesa, guardate nei scaffali alti e bassi, non fermatevi a quelli centrali, perché altrimenti uscirete dal supermercato con cose che non avete previsto e che non sono neanche forse poi così state richieste dalla vostra famiglia, e quindi vi ritroverete cose pronte oppure una cena diversa da quella che avevate previsto semplicemente. Ferendo fortemente quella fase di gusto, di sapore, di bellezza anche al palato. Tutto questo pesa inevitabilmente sul sistema nutrizionale, ma anche sulla salute nel quadro generale, voglio magari dire. Magari io faccio giusto una chiusa per... diamo dei numeri. Noi siamo in chiusura, sì, sì, ma proprio dei numeri proprio, nel senso che un chilo di olive esce il 33% di olio. Allora, diciamo voi, che una bottiglia d'olio media, non di quelle buonissime medie, costa sui 12 euro. Allora, io dico sempre ai miei pazienti, allora, quanto costano le olive? Allora, da quel chilo di olive esce il 33% di olio. Ma fate voi il calcolo. Secondo me una bottiglia di olio extravergine di oliva non può costare meno di 6 euro. Non può costare meno di 6 euro. Fra olio, bottiglia in vetro, etichetta e l'operaio che va a prendere le olive. Perfetto, uno spot proprio un flash senza dilungarsi. Quindi vale la spesa comprando solo... qualità, però se vedete me vi viene il gusto della tavola. Perfetto. Cosa c'è oggi di buono in trattoria? Vabbè, come sempre la fa da padrona la genovese e tanti altri piatti che vi invito a venire a provare. Questo bucatino. Bucatino mediterraneo. Bucatino mediterraneo, me ne aveva parlato prima. Dottoressa, innanzitutto grazie. Un consiglio proprio spassionato. Cosa mettere nel carrello? Proprio l'essenziale che serve per cucinare quel giorno o fare... L'essenziale per cucinare quel giorno, ma soprattutto, ecco, odorare i prodotti. Al supermercato oggi ci sta una parte che si chiama reparto di ortofrutta, dove ci sono anche davvero dei prodotti che magari i bambini non vedono mai. Andate vicino a questi prodotti, fateli conoscere. Perfetto. Proprio, sì, no? Mangiare poco, mangiare sano? Mangiare sano sicuramente, mangiare poco, se si mangia sano si può pure eccedere. Perfetto, io voglio ringraziare il dottore Nunneri, la dottoressa Menditto, il collega Ricolo, l'amico Norcaro, grazie. Grande buonasera, ristoratore, buonasera, ringrazio buonasera, tutti quanti voi che ci avete seguito. Buonasera. Pubblicità, alla prossima, ci vediamo venerdì. Buonasera. Arrivederci. Buonasera.